Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Allora, tralasciando il fatto che finalmente torno con un video statico, oltre che i soliti vlog che sto facendo, finalmente torno con un video super richiesto, perché se mi seguite su Instagram sapete che per il mio metodo di studio io non utilizzo più fare i riassunti, ma creo le mie mappe. Infatti le carico anche sul Drive che vi ho linkato, insomma, su Instagram, vi metto il link anche qua sotto e appunto mi chiedete tantissime volte quali sono dei trucchi per realizzare delle mappe super efficaci e mi fate tanti complimenti che le mie mappe sono complete e fatte bene, quindi io vi ringrazio e volevo condividere insomma con voi quali sono le tecniche che utilizzo per creare delle mappe che siano funzionali, ma che comunque siano più pulite rispetto ai riassunti che facevo precedentemente. Magari adesso vi metterò anche un confronto tra una mia mappa e i riassunti che facevo il primo anno di università. Comunque, come vi ho detto, oggi sono qui per darvi qualche consiglio e soprattutto per farvi vedere come realizzo io le mie mappe. Allora, ci tenevo intanto a dire quali sono i pro di scegliere una mappa mentale, concettuale, in digitale, piuttosto che fare i riassunti cartacei, ma anche in digitale. Infatti io prediligo la mappa digitale piuttosto che quella cartacea, vedrete anche perché. Però anche i riassunti in digitale, secondo me, sono un po' troppo lenti da fare e poco utili per ottimizzare lo studio. Infatti è anche tantissimo, veramente, grazie a queste mappe che io sto riuscendo a velocizzarmi molto nello studio e a fare gli esami molto più velocemente. Comunque, qui ho il computer in cui ho scritto le varie fasi, insomma, per realizzare una mappa, ma come vi ho detto, voglio prima parlarvi dei pro di utilizzare le mappe in digitale. Allora, al primo posto è proprio la velocità con cui uno riesce a realizzare una mappa in digitale. Io utilizzo Xmind, di cui vi lascio il link qua sotto dell'abbonamento che io ho acquistato per poter avere tutte le opzioni disponibili. E c'è anche appunto l'abbonamento per studenti. La velocità con cui si fanno, perché oltre al fatto di dover scrivere con la tastiera, è proprio il programma che organizza tutta la disposizione della mappa in base a quello che tu aggiungi, quello che tu togli. Quindi non sei tu che ogni volta devi modificare i rami, non sei tu che devi pensare a come mettere i vari rami per farci entrare tutto, perché le mappe in digitale ovviamente hanno dei fogli molto più grandi rispetto a quelli cartacei in cui possono organizzare loro la disposizione. Quindi, sotto questo punto di vista, non dovete pensare alla parte estetica, diciamo. Numero 2. Sono modificabili per sempre. Cioè, è bellissimo perché io ogni volta che facevo un riassunto e o non mi piaceva oppure vedevo che non era utile diciamo per la mia memorizzazione e per il mio studio, dovevo rifarlo da capo ogni volta. E lo stesso vale anche per i riassunti in digitale, perché comunque dovete mettervi lì e riscrivere tutto quello che non andava bene. Invece in questo caso è super facile perché vi basta cancellare il ramo, crearne un altro e scrivere le parole chiave che vi aiutino a capire meglio quell'argomento. Io considerate che prima di caricare le mappe sul Drive, mentre studio, le modifico 100.000 volte. Ogni volta che ripasso quell'argomento trovo qualcosa da modificare, da cambiare, parole migliori per esprimere quel particolare argomento, quindi fantastiche. Terzo motivo, posso organizzare tutte le mie fonti, quindi tutto il mio materiale, in un unico file, che è appunto la mappa. Mi è capitato con l'ultimo esame che ho preparato, ovvero anatomia patologica, che avevo le sbobine, avevo due libri,
perché ovviamente non tutte le cose sono spiegate bene in una sola fonte, internet, insomma, un po' tutto quello che succede quando fai dei riassunti, ma le mappe sono molto più veloci e ad impatto visivo. Quarto e ultimo pro, soprattutto se avete prodotti Apple, quindi che si basano su iCloud, non ho minimamente idea di come funzioni per Windows, quindi se lo sapete fatemelo sapere qua sotto, utilizzare iCloud Drive. Io ho scoperto questa cosa, che posso realizzare le mappe e salvarle su iCloud Drive. In questo modo io ho tutte le mie mappe su tutti i miei dispositivi. Quindi ce le ho sul computer, ce le ho sull'iPad, ce le ho sul telefono, ce le ho sul computer di mio papà perché c'è anche il mio account. Quindi io ovunque mi trovi posso utilizzare, cioè posso aprire le mappe perché banalmente il telefono ve lo portate ovunque. Quindi avete un dubbio? Consultate la mappa sul telefono. Vi viene in mente che potete cambiare quella cosa? Lo potete fare dal telefono. Quindi veramente super versatili e a portata di mano. Adesso vi volevo invece parlare di quali sono i miei consigli per realizzare una ottima mappa e soprattutto efficace per lo studio. Allora, il tutto deve partire dalla fase di comprensione, quindi se volete un video su questa fase dello studio fatemelo sapere sempre sotto nei commenti. Ma la comprensione delle vostre fonti è fondamentale. Infatti, io, come sapete, non creo delle mappe con delle frasi lunghissime come facevo all'epoca, come provavo a fare all'epoca quando scoprii le mappe mentali, ma scrivo soltanto le parole chiave o delle brevi frasi che io vado ad individuare sul mio testo, quindi sulla mia sbobina, e che sono quindi alla base di una buona mappa. Vi faccio vedere anche qui un esempio di come studiavo prima e di come studio adesso e di come cerco queste parole chiave e queste informazioni adesso. Secondo punto, organizzate a mente ciò che avete studiato, quindi normalmente la mappa cerco di farla dopo che ho finito l'argomento, però adesso che sono più veloce me la organizzo già volta per volta. Quindi vedete la vostra fonte, andate a vedere i sottotitoli, i vari paragrafi e cercate di dare, cioè di avere un'idea di che cosa si sta parlando, così da poter strutturare al meglio la vostra mappa. Quindi l'argomento centrale sarà ovviamente il titolo, poi avrete dei sottoargomenti in cui io generalmente metto i sottotitoli. Insomma, cercate di avere sempre un filo conduttore e poi avrete tutti i sotto-sotto-argomenti che saranno le vostre informazioni chiave praticamente. Quindi cercate di dare una gerarchizzazione a tutto, titolo, sottotitolo e informazioni. Il mio consiglio è anche quello di andare per gradi, cercate di non voler sapere tutto subito. Anche nel creare la mappa, cercate di creare prima la base, quindi la struttura fondamentale della mappa. E solo dopo che avete capito veramente quali sono i meccanismi, allora potete andare a segnare i dettagli. Quindi io mi trovo molto bene quando non capisco una cosa, andare prima a cercare la risoluzione a questo mio problema e solo dopo andare ad inserire questi dettagli. Perché se voi li inserite senza capire che cosa c'entrano, una volta che andate a riprendere la mappa dovrete rifare tutto da capo e quindi sarà stato totalmente inutile. Un altro consiglio che vi voglio dare è che se l'argomento risulta troppo vasto, quindi io mi faccio una mappa generale in cui metto il titolo e le informazioni che devo andare ad approfondire e poi, come vi farò vedere dopo con un esempio di mappa, io vado a creare delle sottomappe che stanno sempre nello stesso file. Quindi queste sottomappe le nomino, le rinomino con il nome del sottargomento, del sottotitolo, insomma, chiamatelo come volete. In questo modo io non avrò una sola mappa gigante che vi sembrerà impossibile da studiare e da ricordare, ma avete tante piccole sottomappe, così da partire sempre per step. Altro punto fondamentale, nella mappa dovete mettere tutto, esattamente tutto quello che dovete sapere per l'esame.
perché quella sarà l'unica vostra fonte di ripasso per l'esame. Quindi a quel punto dovrete cercare di eliminare le sbobine, di eliminare i libri, internet, eccetera, eccetera. Questa cosa non è sempre possibile perché anche io tengo sempre sotto mano la sbobina. O appunto internet e i vari libri, soprattutto se ci sono delle cose che vedo che non mi sono realmente chiare. Però è importante che voi riusciate ad avere tutto nella mappa. In questo modo non dovete ogni volta stare a ricercare quell'argomento perché non ve lo ricordate più. Una volta che l'avete capito, segnatevelo, così non ve lo scordate. Infine, vi volevo dire quali sono quelle funzioni che ci dà Xmind e che io reputo insostituibili. Intanto la possibilità di dividere in base ai colori, cioè di utilizzare i colori, sia per il colore dei rami, il colore delle scritte, il colore delle caselle, insomma, tutto. Il colore è comunque funzionale anche a livello della mappa. Poi utilizzo tantissimo le immagini ed è per questo che ho deciso di fare l'abbonamento. Essendo una facoltà scientifica in cui ho bisogno di vedere banalmente i vetrini oppure se mi voglio inserire un sintomo come la cianosi, io metterò la foto di un paziente che presenta la cianosi. In questo modo avrò visivamente proprio il sintomo. E, non lo so, a me piace molto ed è la cosa che veramente mi fa scegliere al 100% le mappe digitali piuttosto che le mappe cartacee. Utilizzare le frecce come al solito per poter collegare degli argomenti che sono distanti fra di loro tra i vari rami, in questo modo mi posso ricordare che un argomento X è collegato con un argomento Y che si trova in basso, alla mappa. Utilizzare le note. Per un ramo, quindi quando voi segnate una parola, c'è la possibilità di mettere delle note o delle etichette, che vi farò vedere appena vi faccio sbirciare, insomma, in una mia mappa. Io le trovo super utili. Intanto perché nelle note posso inserire proprio delle frasi scritte che io però non voglio nella mappa, ma che mi servono nel momento in cui, come vi dicevo prima, se non ho capito un argomento, ho proprio tutta la descrizione a parole, così è molto più veloce, non me lo ricordo, apro la nota, me lo rileggo e dico: ah sì, ok, era questo quello che intendevo nella mappa. Oppure per inserire degli approfondimenti che non volete scritti nei rami, insomma, io le trovo veramente utilissime. E poi le etichette le utilizzo prevalentemente per, diciamo, mettere in evidenza delle parole che non voglio nel ramo, ma che comunque fanno riferimento diciamo, alla parola di cui sto parlando. I link sono fenomenali, sia per quanto riguarda i link tra gli argomenti, quindi io in una stessa mappa posso linkare, proprio mettere il link di un altro ramo e lo posso fare anche tra le sottomappe di cui vi parlavo prima, e poi posso anche mettere dei link esterni, quindi di un video di YouTube, un link di un file che ho trovato, insomma è veramente super super versatile. Detto questo, io adesso vi faccio vedere un esempio di mappe che ho, quindi ci sarà adesso lo schermo del mio computer e io mi rimpicciolirò qua al lato. Allora, come vi ho detto, io tengo tutto su iCloud Drive, quindi ho le mie cartelle di Pages, Xmind, Numbers, che non utilizzo, però la cartella di Xmind è la mia vita. Allora, come vedete ho una cartella degli esami fatti, anzi mettiamoci anche anatomia patologica 1, così non la vedo più. E vi volevo far vedere, insomma, che ho fatto le mappe per prevalentemente biochimica, microbiologia clinica, patologia generale, anatomia patologica e PS1 che sarebbero le nostre specialistiche tipo cardiologia, pneumologia, eccetera, eccetera. Allora, per quanto riguarda anatomia patologica, vi voglio far vedere quello che intendo anche per le varie immagini, perché come vi ho detto io le uso tantissimo e anche per quanto riguarda i colori.
Questa è come si presenta una mia normale mappa. Come vedete è abbastanza grande, abbastanza colorata e piena, piena, piena di immagini. Come vedete abbiamo anche le frecce che mi collegano due argomenti che si trovano in due parti della mappa diverse. Abbiamo le etichette, come vedete. Quindi ad esempio io qui ho messo diagnosi PSA sierico positivo e sotto screening, così io mi ricordo che il PSA viene utilizzato soprattutto come diagnosi di screening, però non mi andava di metterlo come ramo della mappa, cioè scrivere così. Mi faceva dare la stessa importanza a questo ramo degli altri, cosa che non volevo. Anche qui, no? Forma differenziata vuol dire che è più stabile e quindi sotto ho messo che le metastasi ci sono dopo 15 anni. E anche qui, tipo A, tipo B. Insomma, io lo trovo veramente, veramente utile. Poi utilizzo tantissimo questi che sono, ora non mi ricordo, insomma, è questo simbolino qua, non so come si chiama. E un raggruppamento dei vari rami, lo utilizzo tantissimo, tipo qua. Ecco, in questi due casi. Quindi, in un caso, per esempio, voglio dire che l'iperplasia prostatica benigna mi porta a ipertrofia prostatica, e nell'altro tutte quelle caratteristiche della compressione dell'uretra prostatica, quindi difficoltà della menzione, aumento della contrazione della vescica, ipertrofia della vescica, mi porta alla cosiddetta vescica a colonne. Molto spesso non riesco a trovare delle immagini, quindi è molto più difficile ricordare questi concetti, però in qualche modo insomma si riesce a fare. Adesso vi volevo trovare qualcosa per farvi vedere come utilizzo le note e come utilizzo le sottomappe, però per questo vi faccio vedere un altro esame che è quello di PS1 e fatemi pensare, ecco, le malattie restrittive polmonari. Oh, come vedete sotto, qui sotto dove sta la freccia, io ho ben quattro sottomappe, quindi rinominate perché ovviamente devo essere in grado di capire subito di che cosa tratterà quella mappa. E come vedete ci sono mappe diverse per ogni sottomappa. Sempre per poter fare questa cosa dovete avere l'abbonamento, da quello che ricordo, e potete farlo con il più. Quindi è veramente molto semplice, vi crea una nuova mappa, voi sulla destra potete scegliere i vari tipi di mappa. Scusate, è un po' lento il computer. Potete scegliere i vari tipi di mappa, potete scegliere il tema del colore. È veramente molto versatile e poi potete modificare anche il testo. Potete scegliere vari font. Io questo non lo faccio mai, ma mi sto promettendo di farlo perché secondo me anche un bel font può mettere in risalto una parola rispetto che un'altra. E poi andando in basso sul nome della mappa 5 c'è una freccetta e vi fa fare rinomina, copia, duplica, cancella, salva foglio come. Quindi poi rinominate, fate rinomina e scrivete ciao. Adesso la cancello perché ovviamente non mi interessa. Ok, questo ad esempio dovrebbe essere un link esterno, in cui mi apre una pagina di Safari, come vedete, e in particolare un video di YouTube in cui mi spiega molto più nel dettaglio che cosa devo sapere. Così, se mi dovessi scordare qualcosa, io posso tranquillamente andare a rivedermi il video senza andarlo a ricercare nuovamente. Ecco, questo era un video di Ninja Nerd che io veramente stimo tantissimo e senza i suoi video non potrei superare i miei esami. E poi vi volevo far vedere, utilizzo anche abbastanza spesso delle emoji del computer che io apro con FN. Queste sono quelle che utilizzo più spesso. E poi vi volevo far vedere la cosa delle note, se riesco a trovarla.
Ah, questo per esempio è un link tra argomenti. Come vedete io ho messo una mappa con soltanto la classificazione generale, quindi tra le malattie restrittive polmonari io ho la RDS e le pneumopatie infiltrative diffuse. Come vedete sotto in basso io ho una sottomappa con RDS. Quindi se io clicco sul link, mi rimanda direttamente a quella mappa. Fantastico. Questa, per esempio, è una nota. Quando vedete questo simbolo, vi indica che io ho inserito una nota che si inserisce con il più e scrivere appunto nota. All'interno, io vedete, mi scrivo delle piccole frasi o a volte anche dei bei discorsetti in cui cerco di descrivere appieno quello, insomma, la definizione. Anche qui, corpi di Schwann, non volevo scrivere che cosa fossero sulla mappa, però me lo tengo sempre, perché così almeno non devo per forza andarlo a ricercare su internet. Anche qui, anomalo processo riparativo, mi scrivo tutto quello che succede, così se me lo dovessi dimenticare, comunque ce l'ho scritto. In realtà dovreste evitare di andarlo a guardare. Quindi cercate prima, quando avete studiato, cercate prima di ricordarvelo, quindi di far ritornare alla vostra mente quel discorso. Però almeno si tratta di trovare degli escamotage che ci facciano velocizzare il tutto. E ovviamente io per scrivere questa cosa ho fatto semplicemente copia e incolla da internet, quindi non ho neanche perso tempo a doverla riscrivere come facevo prima con i miei schemi cartacei. Assurdo. E poi, come vedete, utilizzo tantissimo questa funzione che si chiama insomma raggruppamento, per mettere in evidenza diciamo un particolare su tutta la mappa, così mi ricordo che quella cosa è estremamente importante e che devo saperla bene. E niente, ragazzi, dopo questo ho finito di darvi i miei consigli per realizzare delle mappe super efficaci. Spero che vi siano stati d'aiuto e spero che il video non sia venuto troppo lungo. Se il video vi fosse piaciuto, lasciate un bel like a questo video, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina per non perdervi altri video. Fatemi sapere qua sotto nei commenti se deciderete di cambiare il vostro metodo di studio e di iniziare ad utilizzare le mappe invece che i soliti riassunti, o se utilizzate già le mappe, fatemi sapere se questi consigli vi sono stati utili oppure no. Detto questo, io vi saluto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!